artisti locali, cantanti lirici emersi sulla scena nazionale e Maria Grazia Cucinotta questa sera impreziosiranno il concerto che la banda della Polizia di Stato eseguirà a Lecce in Piazza Duomo a conclusione del progetto Dire, Fare, Cambiare, i ragazzi, la memoria e l'impegno realizzato dalla Questura del Capoluogo Salentino insieme ad associazioni, parroci e scuole per sensibilizzare i più giovani alla legalità. Ieri in Vescovado la presentazione dell'evento, al quale assisteranno il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani, domani impegnati a Lecce nella riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Dire, fare, cambiare è un progetto che è molto rivolto alla memoria, ma soprattutto ai giovani, nel senso che noi ci siamo sempre più resi conto che a lavorare con i giovani, interloquire con loro, soprattutto sulle loro piattaforme, è qualcosa di assolutamente essenziale in questo periodo. È il momento di scendere in campo ancora di più come Polizia di Stato, secondo il motto esserci sempre. Non vi sembra che sia la cosa più normale che il Vescovo possa fare, nel senso di accoglienza nella Chiesa diocesana che fa parte della comunità cittadina? E della comunità cittadina che si interfaccia con la Chiesa, con il Vescovo, con il Pastore. Dirigerà il concerto il maestro Maurizio Billi, in programma anche il tenore Aldo Caputo, il soprano Federica Casetti Balucani e il violinista Giuseppe Gibboni. Presenterà lo spettacolo, che comincerà alle 20:30, il conduttore della RAI Massimiliano Ossini.